La soluzione contro il tomato Brown Rugose Fruit Virus oggi esiste e in BASF vogliamo aiutare gli agricoltori a fronteggiare questo grave problema che affligge le colture di pomodoro fresco in tutto il mondo. BASF Vegetable Seeds, infatti, lavora su una soluzione sostenibile attraverso l'impiego di una resistenza durevole e ad ampio spettro, promuovendo un materiale che garantisce un ciclo produttivo completo e un frutto di alta qualità. L'utilizzo di seme resistente e certificato non è l'unico fattore che garantisce delle colture sane. Promuoviamo infatti l'uso integrato di protocolli di igiene e di buone pratiche agronomiche. Già dal 2014 BASF inizia a lavorare su questo tipo di resistenza. Siamo stati tra i primi a identificare ed isolare il virus appartenente alla famiglia dei tobamovirus, le cui resistenze per TMV e TOTMI non sono efficaci. Questa esperienza è stata fondamentale perché, identificati i geni di resistenza QTLs, siamo stati pionieri nel mercato a lanciare i primi prodotti nel segmento del datterino e del saladet dopo in Messico. Oggi lavoriamo su un portfolio commerciale che conta circa 17 varietà che vanno tra il segmento del ciliegino, del pink, del cluster, del marmande. Abbiamo inoltre una pipeline con più di 20 materiali pre-commerciali che sono adattati a diverse condizioni ambientali in diversi paesi del mondo, quali gli Stati Uniti, il Canada, la Turchia, la Spagna, il Messico e naturalmente l'Italia. Il successo commerciale delle nostre varietà avviene grazie a un approccio multidisciplinare del nostro team di esperti. Nel breeding incrociamo e selezioniamo le migliori varietà genetiche che si adattano ai diversi ambienti culturali, guardando non solo alla produzione ma anche alla tipologia di pianta e che il frutto abbia un buon colore, aspetto e sapore sia da fresco che in shelf life. In fitopatologia studiamo nuove resistenze e validiamo quelle già note. Inoltre monitoriamo le mutazioni del virus. In sviluppo del prodotto testiamo il materiale in pieno campo per garantire che il background genetico e i geni di resistenza siano una soluzione effettiva per quanto riguarda la resistenza. Infatti testiamo i nostri prodotti in quelli areali dove c'è un'alta pressione del virus. In questo modo vogliamo minimizzare il rischio degli agricoltori che si affidano ai nostri prodotti, offrendo dei pomodori che abbiano una qualità del frutto che sia apprezzata da tutta la filiera produttiva e dai consumatori. Per restare aggiornato su novità riguardanti il tema del rugoso, ti invito a seguire i nostri canali ufficiali e anche il sito combattiamoirrugoso.it, dove imparerai a riconoscerlo e a difenderti. BASF. We create chemistry.